1 dicembre 1986. Apre a Parigi il Museo d'Orsay. Dedicato all'arte del XIX secolo, è lo scrigno dei capolavori impressionisti e post-impressionisti ed un esempio particolarmente ben riuscito di architettura del riutilizzo. La struttura, infatti, nasce come antica stazione ferroviaria. Il grande restauro venne realizzato su progetto dell'italiana Gaia Ulenti. Lo spazio è suddiviso su tre livelli, l'ultimo dei quali si affaccia come una terrazza su tutto il museo. Con una media di 3,5 milioni di visitatori l'anno, trova posto nella top 10 dei musei di tutto il mondo e costituisce una delle principali attrattive della capitale francese. Renoir, Monet, Degas, Cézanne, Gauguin, Manet, Seurat, Toulouse-Lautrec, i loro dipinti riempiono gli occhi di grandi e piccini. Non mancano sculture, opere decorative, disegni, fotografie. Il Musée d'Orsay è l'anello di congiunzione tra gli antichi pezzi esposti al Louvre e l'arte contemporanea del Centre Pompidou. Tutte le sue opere sono nate nel periodo che va dalla Seconda Repubblica Francese, 1848, sino al 1914, quando la Grande Guerra pose fine alla Belle Époque.